Un Vangelo che conosciamo a menadito, possiamo quasi ricordarlo a memoria, almeno nei suoi passaggi fondamentali. Eppure proprio questi Vangeli sono quelli da scrutare con più attenzione, perché ogni volta ci rivelano aspetti che forse rischiano di rimanere nell'ombra di ciò che ripetiamo, senza particolare attenzione. C'è un incrocio di sguardi che rende sempre qualcuno invisibile, sono sguardi malati. Dobbiamo ricordarci che il miracolo principale di Gesù e ridonare la vista, tornare a vedere, guardare riuscendo a vedere. In questo gioco di sguardi c'è sempre qualcuno invisibile. Il figlio minore fissa suo fratello, il maggiore, quello impegnato che starà lì in quella casa e dedicherà la vita a ciò che hanno sempre visto e vuole una vita migliore. Risultato? Fissandosi sul fratello e cercando per se stesso una vita migliore, non vede il padre, tanto che lo dà già per morto e gli chiede l'eredità. Il figlio maggiore, e corriamo alla fine del Vangelo, invece, fissa il padre. Fissa il padre perché è il suo modello, neanche in senso positivo. È un po' ciò che lui sa che deve essere, è un po' una sua garanzia, eppure vuole una vita migliore. Vuole crescere rispetto al padre, quel padre alla cui ombra ha vissuto fino a quel momento. Risultato? Fissando il padre, non vede il fratello. E di qui nasce il disastro. Senza paternità, infatti, non c'è fraternità. E senza fraternità, non c'è paternità. L'unico che riesce a guardare tutti è questo padre, che non perde di vista neanche un figlio, neanche quello che è lontano, e non si è dimenticato di nulla del vicino. Ha visto tutto quello che ha fatto, non ha bisogno che glielo ricordi. Eppure quel padre guarda anche se stesso, guarda il suo cuore, non vuole una vita migliore. Ha già una vita bellissima, la riconosce, e per questo non invidia nessuno e non prova rancore verso nessuno, ma si offre ancora e di nuovo, di qui, da questa sua offerta, che è uno sguardo che non perde di vista nessuno, nasce ed è possibile quella comunione che chiamiamo famiglia.